Ragazzi, vi ricordate la bici più economica per fare tutto? La Rose Bonero, ve l'ho presentata qualche mese fa. Abbiamo fatto un bike check completo della bici base stock che esce dal sito Rose. Capito, sei girato veramente da solo. Avevamo chiesto, non mi ricordo, 15-20 mila like per rendere questa Bonero una slop wheelie bike, quindi kittarla completamente, sia per renderla bici da slop style, quindi trickabile, fare busting, tailies, tutti i trick lì, ma renderla un po' ibrida per farla anche wheelie bike, farla impennata e roba del genere, perché alla fine non è che differenzia tanto da una wheelie bike sta bici, in modo tale che la rendiamo veramente la bici perfetta per fare qualsiasi cosa e allo stesso tempo mantenerla economica. No, ho detto una cazzata, non la manterremo economica perché adesso la kittiamo di bestia. Economica è se la prendete base, invece se la kittate come kittiamo oggi, giusto. Nel kit che andiamo a montare oggi, appunto, in realtà non ci sono tantissimi pezzi. Vi ricordate questo bel colorino che l'avevo montato sulla Root Miller di boh, 2 o 3 anni fa? Ritorna! Perché io quel manubrio non l'ho mai venduto perché sapevo che sarebbe tornato il momento di montarlo. Un reggisella telescopico diverso, che dopo vi spiego come funziona. Una cosa importantissima che vedo che ho già perso, che è piccolissima. Dove cazzo l'avete messa, bastardi? Ce l'avevi te? Ce l'avevi te? Ah, mi sa che l'ho appoggiato lì quando mi ha chiamato. Vedi. Dove cazzo l'avete messa? La parte fondamentale di questa bici, ragazzi, piccolo ma però è caratteristica. E poi chiaramente, come al solito, non so se c'è bisogno sempre di ricordare di dire qualcosa a questo pacco. È la parte più economica della bici. No, oh no, non faccio, no. C'è un problema. Devo toccare nel cesso. È che da smontare la bici e rimontare con i pezzi, cambiare i cavi dei freni, metterli più lunghi per fare i bar spin e tail whip, cosa che io non sono assolutamente capace di fare. Quindi per questo è venuto il nostro soccorso. È arrivato il meccanico più forte d'Italia, ragazzi. Yoshimitsu, direttamente dal Giappone, ragazzi. Yoshi, guarda, volevo farti vedere una cosa notevole da parte mia. Questo acquisto. Ah, è nuovo. Fai finta di essere impressionato. Amazon, 50 euro. Cos'è sto scompartimento? C'è qualcosa dentro? Di ferro. Cos'è? Cosa serve? Il buon Yoshi, ragazzi, l'avete già visto nel video della Root Millers. Lo trovate sempre alle biciclettere di via Washington a Milano. A 60. Al Billy Bar. Cosa che io assolutamente non so fare. Cavi dentro il telaio. Ah, devo far passare la guaglia dentro. Ciao, adios. Adios. Ottimo lavoro. Cosa c'è dentro? No. Io ho una domanda, dove metto la valvola del tubeless? La trappola. Cos'ha di diverso il reggisella di destra? Per eliminare il cavo che passava davanti, abbiamo preso questo qui, che invece il pulsante è direttamente sotto la sella, quindi quando deve venire su. Le gallette? Buone del mondo. Il mio buone reggisella più buono del mondo. Parola di Alex Fury. Hop, fai super sit. Tu lo prendi qua, fai. Sì. E quella è super extension. Questo, ragazzi, è un industrial in tarocco. Capito. Intanto che Yoshi sta montando i freni, noi, ragazzi, abbiamo montato completamente le ruote. Direi che questo giro li abbiamo fatti un po' osè. C'è un trucco per far suonare di più gli Industry 9. Bisogna smontarli. Ci sono un sacco di dentini qua dentro, ragazzi, con queste mollettine che sono anche loro dentate. Quando queste vanno a toccare, questo è il sound che si genera. Del paradiso. Cioè, non è che loro industriali hanno detto vabbè, facciamo delle belle ruote che fanno rumore. In realtà non è quella la cosa figa di industriali, ma se notate, prendete la vostra bici a casa, date mezza pedalata in avanti e vedrete che in avanti hanno un piccolo gioco. Le industriali non ce l'hanno proprio per questo motivo. Comunque ricordatevi che in descrizione, ragazzi, trovate sempre il link per andare a vedere un po' le ruote Industry 9. Vi ho detto, costano, ma sono una garanzia. È come quando volete comprare una macchina. Si compri la Fiat? No. Ok, raga, siete pronti a vedere la Bonero completamente cambiata? 3, 2, 1. Oh!
eccola qui. Trick Machine, Wheelie Bike, Trail Bike, tre bici in uno, utilizzo per qualsiasi cosa, città, bosco, door jump. Cosa abbiamo fatto quindi di modifiche da stamattina? Tanto per iniziare, la prima modifica chiara da fare era buttargli su degli Industry 9, belli sgargianti coi colori, belli resistenti, così anche se overizziamo qualche trick ce ne sbattiamo ubal. Colore avete visto, stavolta ho osato. Di conseguenza ho detto, cavolo, ma io nell'armadio c'ho ancora il manubrio, quello cromo petrol che avevo usato, che era piaciuto a tutti, ci sta perfetto. E lì arriva il bello, ragazzi, una modifica fondamentale da fare quando si vuol fare una bici per fare i bar spin e tail whip, ma ha anche il freno davanti a differenza delle dirt, è chiaramente far passare il cavo davanti all'interno del tubo della forcella, proprio con un ragnettino fatto apposta. Ci abbiamo messo così tanto a montare il tutto perché chiaramente anche i cavi posteriori del cambio andavano completamente cambiati e allungati e fatti passare anche all'interno del telaio. L'ultima modifica, anche questa fondamentale, è stato togliere il manettino del reggisella telescopico e mettere questo reggisella telescopico particolare che ha la manettina esattamente sotto la sella. In questo caso abbiamo deciso di metterla rivolta verso indietro, perché per certi trick, tipo quando prendi la sella, rischiavo di prenderla con la mano e alzare la sella in aria, quindi abbiamo messa rivolta verso indietro, un po' magari antiestetico, non bellissimo, ma super funzionale. Per quest'inverno ditemi cosa ne pensate. Stavamo pensando magari di organizzare una sottospecie di ride out, magari sentire 24/7, non lo sanno ancora quei ragazzi 24/7, ma lo diciamo nel video. Andiamo a trickare un po' con sta belva. Io direi che dovremmo fare un video dedicato, imparare a fare i trick con questa nuova wheelie bike, con qualcuno da 24/7 che è capace magari. Raga, se poi facciamo un raduno, voglio che mi insegnate voi. Tra il primo e il secondo, le ruote troppo grosse. Ok, Barspin funziona bene, si sente a differenza della dirt. Sono troppo curioso di provare whip su qua. Ho un problema fondamentale, Albi. The crank stopper. Esatto, c'è quello per fermare il giro dei pedali all'indietro quando fai tipo tail whip. Ci vediamo tra qualche giorno, ragazzi, con un pochino più di luce, il crank stopper, e speriamo una schiena un po' meno bloccata di questa. Sono passati 3 giorni da quando abbiamo montato la bici, io ancora sulla stessa maglietta. 3 giorni che non ti lavi. Tu scherzi, ma veramente io l'ho messa. Vabbè, che ho detto, se la lavo non riesco, magari non la asciugo, magari me la dimentico. E quindi? Oggi, raga, abbiamo tutto il tempo necessario per spingere i limiti di questa Bonero. Riscaldamento fatti, andiamo un po' sul bag a testare. Voglio sperimentare questa bici, vedere come reagisce in aria con i trick da slopestyle. Flip whip, tre whip, finiti due trick, flip, sette cork, sette cork casual. Oh, i trick da slopestyle, vediamoli, vediamoli. Flip bar, quindi aia. Si sente che è duro, che sarà una bella impresa da far girare il manuber. È bello duro in aria, perché già bar spin dritto è tanto più duro di bar spin con la dirt. Quindi adesso cosa sblocchiamo? Flip whip, chiaramente, perché è l'unica cosa che c'è dopo. Flip whip subito. E cosa vuoi fare? Flip whip, ragione. Flip bar? L'altro giorno vi ho detto che non avevamo il crank stopper. Gliel'ho messo, per fare i tail whip. Vabbè, io ne provo uno sul piccolo, se non viene vado sul grosso, che di sicuro è più tranquillo. È duro, in aria, non parte via veloce. I chili in più si sentono parecchio.
Mi sa che non gira un gazzone. Vogliamo provare a farne uno sul grosso così per spostarci? Troppo tirato qua. Secondo me sul grosso ti sfido, lo chiudo la prima. Vai, fidate, se non lo chiude la prima siete corti. Devo ritenerlo chiuso? Devo ritenerlo chiuso? Bastardo. Dai, devo riuscire a chiuderlo. Mancava secondo me un pelo di flipping. Chiude. Minchia, sei duro. Cioè, io volevo mandarlo sul mulciclo, ma mi sembra proprio impossibile farlo sul mulciclo. Cioè, faccio fatica sulla rampa più grossa che c'è in parco. Dobbiamo trovare qualcosa entro oggi da fare sul mulciclo. Quindi adesso ti do tre alternative: cash roll, 7 cork o double flip. Oppo 7 cork. Per fare un po' cork devo farlo partire forte, sennò non gira. Eh sì. Girerà benissimo, cheat. Secondo te il Toto riesce a fare 3 whip alla prima? No. Hanno detto che ce la fai alla prima. 3 whip alla prima sicuro. Giravano 6. E io che pensavo di rimanere tranquillo. Perché mi è venuto 3 whip sul bag? Vabbè raga, andiamo sul mulce. No, no. Si va sul cazzo di mulce. Telo il dritto. Flip bar. 3-6 bar spin. E banger conclusivo 3 whip. Dai, ma perfetto. Il più è l'inerzia in aria che comunque fa la bici. Si sente proprio che ti tira quando fai 3-6. Tre bar c'è. E quando il 3 bar c'è, sai cosa manca, Albi? Abbiamo il 3 whip adesso. Con le 29. No, però sai cosa mi ha fatto capire? Comunque, che dimensioni contano? No, mi sono chiesto come mai tipo Semenuk e tutti quelli che fanno Rampage, come mai utilizzassero le 27 e mezzo. Cioè, un pochino capisco, chiaramente la bici è un pochino più piccola, però si sente la ruota veramente grossa sulle 29. Infatti la cosa che potrei fare, non nell'immediato ma magari l'anno prossimo, è chiedere a Industry 9 da mettere su questa delle 27 e mezzo. Tanto si possono mettere e secondo me diventa molto più tranquilla da fare certi trick, soprattutto quando vai a fare trick complessi così, flip whip, quelle robe lì. Però non l'abbiamo ancora portata in bike park. Ecco, magari tipo flip whip sarebbe da provare in un bike park tipo Mottolino. Qui quando parti con questa devi pedalare fortissimo perché siamo in piano. Al Mottolino invece il salto in mulcia arrivi con tanta velocità e quindi ti riesci a concentrare solo bene tranquillo sul trick. Potremmo fare una sender session al Mottolino l'anno prossimo con questa bici. Se arriviamo a... Quanto abbiamo fatto per questa roba qua? Forse era 20.000. Almeno più di 20.000 like. Deve essere 25. E bisogna almeno provare tipo flip whip. Stai attento a quello che dici. Lo so come ne vedrò. Flip whip, 7 cork, provarlo almeno sul bag e vedere come gira. E poi chi è che prova double flip? Chi è che prova double flip? Ci penso io per ritornare in convalescenza. È stato un piacere, direi che questo video abbiamo fatto già durare abbastanza. Grazie per essere stati qua. Legno! UGK the major, way not play it, it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock, yeah. Benz on roll, we doing digi to the whole block clear. Yo, what you got there? Oh, did you not hear?